Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad Allora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto. Buonasera, buongiorno, dipende dal fuso orario in cui voi vi trovate. Se siete a Londra o se siete a Bangkok, dipende da voi. Abbiamo con noi un grande ospite che io ricordo con un affetto infinito perché mi ha allietato qualche anno fa le giornate. Bracco di Grace. Eccolo qua. Ciao Luca Valerio, ciao. E ciao a tutti gli amici di Allora di Amadeus. Sì, sì, sì. Senti, tu hai visto un treno nella sigla, no? E sì. Senti, ti faccio questa domanda, la faccio un po' a tutti gli ospiti. E che cosa significa raccontare un viaggio in musica? Perché in fondo anche le tue canzoni sono un viaggio, secondo me. Lo dico apposta. E su un treno, che tipo di canzone scriveresti? Io lo sai che ti dovrò dare una risposta magari un po' diversa da quelle alle quali probabilmente tu sei abituato. Allora, io se dovessi immaginarmi su un treno, no? In questo viaggio, sarei un treno che esce dalle rotaie e comincia a viaggiare sull'asfalto, sulle pianure, sulle montagne, capito? Sarei un treno che esce dalle rotaie. Un po' irregolare. Un treno irregolare, sì. E che tipo di viaggio raccontano le tue canzoni, invece? Allora, le mie canzoni raccontano i miei viaggi interiori. Non ho mai cercato le canzoni. Sono sempre le canzoni che cercano me. E quando riesco a intercettarle, le scrivo. Cioè, tutte le volte che io ho cercato di scrivere una canzone anche per qualcuno, non mi è mai venuto niente di buono. Anche le canzoni, per esempio, che ho scritto per Gianni Morandi, che ho avuto la fortuna di aver scritto 4 o 5 brani, credo forse 5, nella storia di Gianni Morandi, che è una storia infinita, perché lui è uno stoccanovista, è un uomo straordinario, è un esempio per tutti noi, perché è veramente una meraviglia della natura. Morandi è inossidabile, instancabile, fortissimo, io lo stimo molto. È un maratoneta. È un maratoneta, ma non solo quando va a fare le gare. No, in assoluto. È un maratoneta proprio nella vita. Cioè, per me Morandi dovrebbe proprio fare delle conferenze per spiegare anche ai giovani, capito? Come si sta al mondo, come si fa ad essere sempre verdi come lui, capito? È veramente meraviglioso. Mi sono perso però dove eravamo... Sì, che tipo di viaggio racconta? Hai detto un viaggio interiore. Ah sì, esatto. Allora, io non ho mai cercato le canzoni, anche quelle infatti che sono state poi interpretate da Gianni Morandi, mi sono venute per caso, così. Quindi forse ho una scrittura spontanea, capito? Non ho mai scritto con il righello, la matita, cercando di capire cosa possa piacere al pubblico. Ecco, questo è il concetto. Ho sempre scritto i miei stati d'animo, capito? Cioè l'esigenza di esternare quello che ho dentro. E quali sono le sonorità che prediligi? Ecco, le sonorità, qui apri veramente... Un'enciclopedia. Apri un'enciclopedia, perché già negli anni 90 avevo, come dire, avuto un po' di discussioni con il mio discografico, che tu sai che era Lucio Dalla, no? Sì. Che io volevo fare i dischi veri, perché per me il suono è fondamentale. Il suono... per un cantautore è fondamentale.
E quindi già allora io avrei voluto fare i dischi in modo diverso. Come è venuto questo album, che è stato arrangiato da Giordano Mazzi, ho trovato questo angelo sulla mia strada. Io avevo scritto delle cose, poi lui, come posso dire, ha sentito questi pezzi. Lui ha il suo studio e non voleva che queste canzoni rimanessero nel cassetto. Quindi io gli ho detto: guarda, non mi potrei permettere di fare un album perché, insomma, io lavoro in fabbrica. E lui mi ha detto: lavoriamo in scioltezza. Abbiamo cominciato questo progetto nel 2017 e lo abbiamo terminato qualche mese fa. Quindi una durata di 5 anni, perché abbiamo lavorato a tempo perso proprio il sabato e la domenica. E devo dire che lui è un grande professionista, insomma, i suoni sono molto, molto importanti. Poi ha tirato dentro dei musicisti che io sono rimasto a bocca aperta. Lele Melotti ha suonato tutte le batterie, Lele Melotti. Mattia Tedesco ha suonato tutte le chitarre, Lorenzo Poli ha suonato il basso, Giordano Mazzi ha fatto gli arrangiamenti, ha suonato il pianoforte, le tastiere. Praticamente lui ha gestito tutto il Ha concept. cucito. Cioè, lui è l'arrangiatore, è il produttore. Poi siamo andati a mixare da Carlo Miori, che è un altro grandissimo professionista. Poi ci era sembrato che tutto suonasse talmente bene che abbiamo deciso di fare anche il mastering allo Sterling Studio di New York, capito? Quindi questo è veramente un lavoro fatto con una grande professionalità, come si faceva una Ragazzi, volta, con i musicisti che suonano, capito? Melotti, se non suona Melotti, non suona nessuno, eh. Melotti è una cosa che non si può nemmeno descrivere. Io lo chiamo il Ghepardo, perché ha un tocco sul rullante il Charleston, che è veramente felpato, sembra quasi che non si muova e fa delle robe incredibili. Senti, è una domanda. Hai detto che la tua vita ti porta a lavorare in fabbrica, ma c'è un po' il suono della fabbrica nelle tue canzoni? Sicuramente, 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 perché diciamo che poi questo è il primo singolo che è uscito, quindi poi ce ne saranno altri. Sicuramente la sofferenza, la fatica, ma anche una fatica buona, perché lavorare in fabbrica ha anche dei lati positivi, perché comunque ti senti protetto, ti senti all'interno di una culla, no? Cioè, è chiaro che è un lavoro duro. Però con i tempi che corrono già è un miracolo lavorare, hai capito? Esatto, vero. Quindi sicuramente c'è come dire, quel sapore un po' di carta vetrata. Sì. Senti, quanto sono importanti per te i testi? Allora, qui devo dire che è la scuola Lucio Dalla che Che fa? adesso lo dico in punta di piedi perché credo che Lucio Dalla sia stato ed è un gigante irraggiungibile. Sì. Però Lucio Dalla mi diceva sempre, quando lavoravo con lui, che il testo di una canzone è il 70-80% della buona riuscita di un prodotto. Ah, sai che questa è una risposta che mi sorprende. Alcuni tuoi colleghi e colleghe mi hanno risposto esattamente il contrario. Lo so, ma infatti la musica è cambiata. Non è un caso. Musica cambiata, l'hai detto. Senti, facciamo un gioco. Ti nomino due o tre canzoni, due o tre tue vecchie canzoni, no? E così. E la prima domanda che fa la parafrasi di una tua canzone. Tu sei più guardia o ladro nella vita e in musica? Allora,
diciamo che per la mia onestà, per la mia sincerità, per il mio modo di essere, credo, definibile una brava persona, probabilmente più una guardia, anche se oggi non si capisce più se si sono un po' mischiate le carte. Però in musica qualcosa ruberai dagli altri. Ma io ti dico la verità, cerco sempre di non, io ascolto poca musica, proprio per cercare di contaminarmi il meno possibile. Soprattutto quando vai in sala di incisioni, deduco. Beh, quando vado in sala di incisione No, ascolti la tua. è perché devo fare la mia, quindi Sì. difficilmente ascolto quella di altri. Però, se devo proprio esserti sincero, Luca, negli ultimi anni, alzarsi alle 6:30 tutte le mattine, andare a lavorare, arrivare la sera stanco, non avrei nemmeno avuto molto tempo per dedicarmi all'ascolto, capito, della musica. Senti, e sempre prendendo spunto dalle tue parole, la vita ha bisogno di essere riscritta. Ma perché tu hai ascoltato un brano che si intitola C'è bisogno di riscrivere la Sì, vita? esatto. Ah, sì, è un brano di diversi anni fa. Sì, ma me lo ricordo. Secondo me, la vita, Sembra attuale, secondo me. sì, credo di sì, ma la vita, secondo me, andrebbe riscritta oggi, perché non credo che l'uomo sia al centro, ma sia stato messo a un angolo. Quindi il senso di quella canzone era che bisogna rimettere al centro l'uomo. Perché comunque la cosa più importante della creazione è l'uomo. Se tu spari sull'uomo, non si capisce dove vogliamo andare, cioè, capito? Senti, tu hai citato prima Lucio Dalla 2 volte. Sì. Quanto conta ancora in te Lucio Dalla? Ma Lucio Dalla è il gigante che mi ha fatto capire che probabilmente avevo qualche dote, perché sono sincero, nel 1987 sono andato a cercare Lucio Dalla per fargli sentire le mie canzoni. Ci ho messo un po' di tempo prima di riuscire a instaurare un rapporto, perché Lucio era molto schivo anche. Adesso tutti quanti dicono che era uno aperto, ma in realtà io nell'87, quando l'ho conosciuto io, non era semplicissimo incontrarlo a Bologna. Quindi io mi mettevo sotto casa, suonavo il campanello, insomma, andavo là con la mia fidanzata addirittura a fare le poste a casa, capito, per cercare di fargli sentire i brani. Una sera gli ho messo una cassettina Nella nella sua cassetta. buchetta delle lettere. Lui arrivava con il suo produttore e mi dice: che stai mettendo lì dentro? Ah, niente, semplicemente una cassetta. Così mi dice se gli avevo messo il numero, il telefono, le solite cose, e mi chiama dopo una decina di giorni e mi dice che era rimasto colpito dalla mia voce. Così al suo autista, che gli faceva anche da manager, purtroppo gli era venuto un infarto, e lui cercava in quel momento lì una persona di fiducia, perché doveva fare la tournée dalla Morandi, capito? Al che lui mi chiede: senti, adesso che ti ho conosciuto, hai fatto il carabiniere, sei una brava persona, tutte queste storie qua, perché lui stava molto attento a, diciamo, a chi si metteva all'interno del suo clan, era molto attento Lucio Dalla. A quel punto io gli dico: guarda, Lucio, che io non sono proprio portato per fare l'autista, quindi non credo di essere la persona giusta, non so nemmeno arrivare in Piazza Maggiore con la macchina, non ho senso dell'orientamento. Lui si fa una risata bestiale e mi dice: se non sai arrivare in Piazza Maggiore con l'automobile, sei il mio autista perfetto. D'altronde lui era matto,
Quindi la risposta era abbastanza era abbastanza normale. Ecco, ma volevo arrivare a un altro punto. Quando ho cominciato a lavorare con Lucio e quindi mi sono trovato in studio di registrazione con Lucio Dalla, Mauro Malavasi, Gianni Morandi, poi c'era Bruno Mariani, insomma tutti artisti, arrangiatori e musicisti di un livello pazzesco, io mi sono guardato allo specchio e mi sono detto: che ci ma faccio dove qua? Vuoi andare? Ma dove vuoi andare, Bracco di Graci? E avevo un po' abbandonato l'idea, capito? Cioè, dopo facevo l'autista per Lucio, guidavo la macchina. Poi invece devo dire che Dalla mi diceva sempre: tu invece scriverai delle cose, ancora non lo sai, però le scriverai. Lui era un positivo, aveva molta energia. E difatti scrissi la mia prima canzone seria, che si intitolava Ti comunico amore, che poi, quando Lucio l'ha sentita, ha voluto che la cantasse Gianni Morandi nel suo album Varietà, che è l'album che è uscito dopo Dalla Morandi. Quindi Lucio, io ho avuto una scuola indiretta, perché io vedevo Lucio come si approcciava alle canzoni, vedevo Lucio come scriveva. Tu pensa che Felicità l'ha scritta in macchina di fianco a me mentre andavamo a San Giovanni Rotondo. Ah, Felicità, su quale cielo, su quale treno della notte viaggerà. L'ha scritta proprio di fianco a me. Poi ho avuto anche il privilegio di andare a prendere Mogol a Milano, perché in quel periodo anche Mogol scrisse qualche testo nell'album di Gianni e di Dalla. E quindi Lucio mi dice: devi andare a prendere Mogol a Milano perché deve scrivere un testo su una musica. E io mi ricordo che andai a prendere Mogol a Milano, lui è entrato e ha scritto il testo di fianco a me nel tragitto Milano-Bologna. La canzone era, adesso non mi ricordo il titolo, però è quella che faceva: e la nebbia sopra il parco ti circonda, corre allegra giocando con te, soli. Non so, non mi ricordo il titolo, però... Ho capito qual è. Quindi sai, io ho conosciuto dei giganti, sono stato vicino a tanti giganti, quindi sicuramente ho appreso qualcosa, me lo hanno trasmesso anche indirettamente. Ho capito. Senti, prima di chiederti di Così è la vita, voglio sapere quanto è contata nella tua carriera, datemi per favore. Ma guarda, Datemi per favore è il mio primo Sanremo, quindi è il brano che ha avuto meno fortuna, perché sì, con Vivo Muoio Vivo ho vinto il Cantagiro. Me lo ricordo. Nel 93 con Guardio Ladro ho fatto il quarto posto a Sanremo, ho vinto il Cantagiro e il premio Rino Gaetano. Con la canzone successiva, Uomo, è stato un brano di grandissimo successo radiofonico, e mi hanno chiamato anche al Festival Bar. Datemi per favore, sono stato eliminato la prima serata, è andato benino in radio, però forse perché Datemi per favore era una canzone che la gente l'ha presa, non lo so, come una sorta, non so, stai chiedendo l'elemosina, no? Ma in realtà Datemi per favore voleva dire: ci sono dei poteri molto, molto forti, capito? Quasi invincibili. E allora era un modo per dire: datemi per favore la mia libertà, cioè nel senso, sono un piccolo uomo, datemi la possibilità di vivere tranquillamente la mia vita. Voi fate quello che vi pare, però datemi la possibilità di vivere nella libertà e di avere una vita normale. È una canzone molto attuale oggi, credo. No, te l'ho domandato per questo, perché è molto attuale adesso. Lo so, lo so. Senti,
Appunto, la vita è così in qualche modo, Però così la adesso vivo. bisognerebbe, però secondo me adesso bisognerebbe scrivere, prendiamoci per favore quella libertà nel sole qui dentro piove. Cosa dici? Io dico di sì. Immaginavo. Siamo molto in sintonia, Sì. io e Luca, ho già capito. Meno male, meno male. Poi un piatto di tortellini quest'estate non ce lo Non ce nega lo toglie nessuno. nessuno. No. Senti, la vita è così, così è la vita. Com'è la Sì. vita? Allora, così la vita si collega molto anche all'ultima cosa che abbiamo detto. È un brano sicuramente autobiografico, ma semplicemente perché io sono un frammento del mondo, come gli 8-9 miliardi di persone che ne fanno parte. Però credo che sia un brano autobiografico che ha dei riferimenti anche per molte persone. Perché io credo che, soprattutto in questo momento storico, molto turbolento, che stiamo vivendo, pensiamo sempre di non avere mai nessuna responsabilità, nessuna colpa. E invece io credo che un po' noi tutti, un po' di responsabilità ce l'abbiamo. E per quello che dico nella canzone, non vuoi la colpa di ogni cosa, ti chiudi sempre in quella scusa, che tanto poi le cose di destino vanno come vogliono loro. Però a volte non è sempre così, cioè, a volte vanno come devono andare perché noi non facciamo niente per farle andare in modo diverso. È vero, hai ragione. Eri un visionario 30 anni fa, lo sai adesso. No. Sì, si matura, però non è che si cambia. No, non credo. Io credo che ogni uomo che venga al mondo ha un suo progetto. Il progetto non può cambiare nel corso della tua vita, se no non saresti una persona vera. Cioè, non sarei una persona vera. Ma non saremo con la 2M condizionale. Vuoi usare il plurale, va bene. Sì, no, perché credo che vedi, sarà anche autobiografico, però quando uno scrittore, un poeta, un cantante, un cantautore si mette al centro di un progetto. È un po' la metafora dell'umanità. Ma guarda, io ti ringrazio molto perché poter interloquire con persone che lavorano nel campo della musica come te, con le quali ci si sente in sintonia nel 2022, quasi 23, 23. esatto, è una grandissima soddisfazione per me. Vuol dire che c'è ancora qualcosa di vivo, hai capito? Bene, Domenico, bracco di grazie. Sei stato divertente, squisito. Sei stato Ma una guarda, gran anche persona. tu, e io ti ringrazio veramente enormemente. Spero che avremo l'opportunità di risentirci per i prossimi singoli che usciranno. Volentieri, volentieri. Volentieri anche da parte mia. Bene. Signore e signori, alla prossima occasione. Sigla. Grazie, ciao. Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione. Ecco, siamo di nuovo.